di energia, di intensità, di aggressività che ha permesso alla squadra di conquistare fiducia. Si evidenzia con quale tranquillità facevano i loro tiri, le loro conclusioni. Abbiamo difeso male gli uno contro uno, concedendo troppo spazio alle velocità di Siva, di Downs, e anche sul pick and roll abbiamo avuto qualche incertezza. Questo chiaramente è relativamente al primo tempo. Nel primo tempo e forse anche nella proseguita il nostro attacco è venuto poco nell'organizzazione. Abbiamo giocato troppo con la palla in mano, troppe palle perse, 16, un po' scontato, tirato male anche i nostri tiri aperti, quelli che di solito mettiamo. Nonostante tutto, però, terzo e quarto periodo, vado a guardare, ma solo come considerazione, abbiamo vinto tutti e due i periodi, quindi vuol dire che siamo riusciti ad avere quell'impatto sulla partita e quella continuità sulla partita che sono la consapevolezza di una squadra che deve lottare per non retrocedere. Quella squadra dobbiamo essere noi, non dobbiamo farla diventare un'altra. Nonostante tutto, il mio più grosso rammarico è che eravamo riusciti a ribaltare la partita sul meno 6 e lì forse abbiamo fatto gli errori più grandi. Il primo errore: non abbiamo capito il momentum della partita, ci siamo lasciati prendere, la setta è stata brava a prendere tre rimbalzi e abbiamo concesso dei tiri, due tiri da tre aperti, e questo credo che abbia chiuso definitivamente la partita. Quindi in un rientro che eravamo riusciti ad avere, nonostante quello che vi ho detto prima, però Caserta con questi tre rimbalzi, questi due tiri, ha saputo chiudere la partita. Prego. Poi per alcuni tratti la sua squadra è sembrata paradossalmente passarci troppo la palla, visto tutti i giocatori che fanno i tiri da prendere. Era il suo piano partita? C'è una differenza tra eseguire e attaccare. Oggi abbiamo eseguito, non abbiamo attaccato, riferendomi a quella che è la tua domanda. Quindi il piano partita è attaccare con passaggi. Però per esempio a me piace personalizzare l'uno contro uno, perché l'uno contro uno crea vantaggi. Sì, oggi ne ha creati molti di vantaggi con il suo uno contro uno. Quindi noi abbiamo tutte e due le cose. Abbiamo giocatori da uno contro uno che devono battere l'uomo e arrivare al canestro, e McGinn alla fine ci è riuscito, cosa che non gli è riuscito durante la partita. Poi abbiamo un attacco fatto di passaggi, ma non è che ci passiamo la palla in modo anonimo, vogliamo sempre attaccare. Coach, lei si era nella fase di preparazione della partita, si era raccomandato di approcciare subito la partita in un certo modo, tra virgolette, forse prevedendo la possibilità di non dare fiducia a Caserta e di metterla, diciamo, la partita in un certo modo, anche da un punto di vista mentale, agonistico. Invece l'approccio della sua squadra è stato praticamente l'opposto di quello che lei si era. Quello che avevamo, su cui abbiamo lavorato tutta la settimana, era consistent impact game, che per quelli di Porto San Giorgio vuol dire di essere consistenti da subito. Che quando giochi fuori casa, in un campo caldo, come vi ho detto emotivamente, mi piace questo campo perché c'è passione, oltre che cultura del basket, però c'è una storia dietro. Quindi, e giocando nel girone di ritorno, dove si accorciano le partite, è inevitabile che devi essere pronto a questo tipo di... E inoltre lo dicevo, lo dico e lo ripeterò, perché noi siamo una squadra che si gasa per quella roba lì. Quando vi ho detto che siamo una squadra nata per non retrocedere, non lo dico per sopravvalutare il grande campionato che stiamo facendo, non mi interessa minimamente questa. Mi interessa invece far capire alla squadra che con quelle stimmate, con quelle caratteristiche, dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di impatto. Con quelle caratteristiche, se volete, abbiamo avuto le 6 vittorie fuori casa, che questo, fino a questo momento è un record. Per cui solo attraverso quelle noi possiamo portare avanti la nostra forza. Nel primo tempo pochi punti segnati ma molti subiti. Che cosa ha condizionato? Cioè, più il fatto di non trovare per le strisce in attacco e difendere male, o difendere male per non trovare le forze in attacco? No, credo che sia una somma di componenti, perché avevo detto alla squadra che quando attaccavamo avremmo dovuto attaccare l'area con più determinazione fisica, perché sapevamo che Caserta è brava nei recuperi dentro l'area dei 3 secondi,
vanno su, sulla palla con le mani, mettono il corpo, fanno una difesa molto attiva, per cui avremmo dovuto mettere più agonismo. E lì si somma il fatto che da una parte Caserta comincia a prendere fiducia e noi siamo andati fuori equilibrio, cosa che abbiamo saputo rimediare parzialmente nel secondo tempo, però le partite avevo pensato prima dell'incontro che avremmo dovuto costruire mattone dopo mattone, invece a un certo punto abbiamo dovuto prendere dei pilastri preconfezionati e metterli in mezzo al campo, che non è il nostro stile, anche se avete visto che non molliamo mai. Non c'è avversario, non c'è punteggio, non c'è minuto, a 6.59 ho detto dimenticatevi del tempo, fate che siate valori femmini in mezzo al campo. Abbiamo avuto una grande risposta, ecco, questa perlomeno deve essere. Abbiamo mantenuto la differenza canestro inalterata, avrei voluto e avremmo voluto magari avere il vantaggio con l'ultimo tiro, cosa che non siamo riusciti a fare, però usciamo più forti da questa partita, non meno forti. Una domanda è questa, la situazione magari non essere riuscita a preparare la partita come di solito si fa il giorno prima, la situazione di Vitali può avere un po' inciso da questo punto di vista? Non lo voglio neanche pensare. No, voglio dire che ho insegnato, e tu lo sai meglio di tutti, questa squadra non attaccarsi né agli alibi, né alle assenze, né alle influenze degli allenatori e dei capitani. Noi dobbiamo essere chi va in campo e deve essere migliore di chi purtroppo in quel momento non può dare. Diamo i meriti a Caserta per la vittoria. Che cosa prendi di buono da questa partita per la prossima? No, prima di tutto io ho una fiducia immensa nei miei giocatori che stimo e mi onoro di essere il loro allenatore, lo dico quando si perde, quando si vince è più facile, invece quando si perde è un po' più difficile. No, vedo il carattere di questa squadra, cioè non ha mollato mai, non ha avuto la lucidità per completare un'opera, non ha avuto l'intensità per aggredire la partita, però non è stata sempre dentro la partita, cioè giocarsi meno 6 a 3 minuti dalla fine e fuori casa ce ne sono di partite che abbiamo saputo vincere anche con vantaggi, per cui mi prendo questo carattere, questa identità, questa personalità e questa voglia di essere sempre la Vanoli femminile.